Franco Colomba ne abbia bisogno o che qualcuno ne senta la mancanza. Ma c'è una domanda che parecchi tifosi si stanno ponendo in queste ore dalla fine del mercato. Che fine ha fatto Fernando Marquez? Nessuna notizia infatti dello spagnolo, arrivato nel giugno dello scorso anno con l'etichetta di funambolo e poi sparito anche a causa di un serio problema tendineo che lo aveva costretto ad un intervento chirurgico. Marquez, giunto a costo zero dall'Espagnol con un contratto fino al 2015, non era stato inserito tra i convocati per il ritiro di Levico Terme dello scorso luglio. Aveva così iniziato ad allenarsi da solo a Collegio, non rientrando più nei piani tecnici. La società però non è riuscita a piazzarlo sul mercato e dal club nessuna comunicazione ufficiale in merito. Pare che da qualche giorno la 27enne ala si stia allenando con il Terrassa, squadra catalana di terza divisione spagnola. Sul sito web del club di Barcellona però non c'è alcun riferimento alla presenza del giocatore ad una eventuale operazione col Parma e Marquez non figura nella rosa 2011-2012. Insomma, una sorta di mistero. Una meteora Marquez che aveva dato spettacolo nella prima giornata dello scorso campionato, ubriacando con i propri dribbling la difesa del Brescia e facendo intravedere altre buone cose nelle giornate successive. Poi con la fine dell'estate e l'arrivo dell'autunno, lo spagnolo, presentato a Parma come un mezzo fenomeno che aveva sfiorato la convocazione ai mondiali sudafricani, era caduto come una foglia. Peccato. La domanda però resta: che fine ha fatto Marquez